Guido Guidesi riprende l'attività parlamentare a settembre, ma i cittadini chiedono ancora risposte per il mondo del lavoro. Il governo Letta ha dato queste risposte? Il governo Letta l'ha affrontato solo a livello comunicativo. Noi dopo i 100 giorni ormai famosi del governo Letta, dove lui e i suoi ministri sono stati bravissimi a comunicare su cose che non hanno fatto, per cui sul nulla, noi ci troviamo in una situazione dove oggi i provvedimenti che hanno tanto paventato per il lavoro sono delle detrazioni fiscali e dei sostegni economici prevalentemente per il sud e hanno assolutamente abbandonato il nord. Ma non hanno fatto solo questo, ci troviamo oggi in una situazione dove con due provvedimenti, il secondo svuota carceri e il provvedimento che hanno detto essere un provvedimento sul lavoro, ci troviamo in una situazione dove un'azienda, nel caso in cui possa e voglia assumere oggi, è più agevolata grazie al governo Letta ad assumere un detenuto piuttosto che un disoccupato o un giovane disoccupato. Siamo al punto che in questo paese per trovare un posto di lavoro devi andare a rubare, farti mettere in carcere e sei agevolato ad avere un posto di lavoro. Insomma, il decreto del fare non ha dato queste risposte e non sta dando queste risposte che il governo Letta invece dice di aver dato. Il decreto del fare ha solo il titolo del fare, non c'è quasi dentro assolutamente niente, cose spicciole, ma l'hanno presentato come una risoluzione per l'economia e per sistemare tutti i problemi di questo paese, ma non c'è dentro assolutamente niente, è una presa in giro, una farsa, come una farsa questo governo e la sua maggioranza. Qualcuno teme che se il governo Letta cadrà e si tornerà a nuove elezioni, l'economia ne risentirà. Lei come risponde? Ma io credo che dipende dai tempi. Se i tempi saranno limitati, il Presidente della Repubblica si renderà perfettamente conto, nel caso in cui il PDL decida di far cadere il governo, che non c'è una maggioranza parlamentare per portare avanti questa legislatura, allora sarà opportuno accelerare il prima possibile le votazioni e in maniera democratica vedremo chi governerà questo paese e tenterà di sistemare la situazione. Anche perché avanti così, con gli inutili provvedimenti del governo Letta, le assenze del governo Letta, il tempo lo sta perdendo questo governo e non certo il fatto di andare alle elezioni.